Buongiorno, sono Nicola Artuso, Product Manager Salvagnini per le tecnologie di piegatura e oggi vi parlerò di un nuovo modello di pannellatrice, la P2225, che presentiamo qui a Lamiera in anteprima mondiale. Lamiera sicuramente è l'evento di riferimento per il nostro settore e il mercato italiano è uno dei più importanti, quindi quale miglior occasione per presentare un nuovo modello. Volevamo però cambiare un po' la narrativa, invece di parlare solo delle specifiche tecniche o delle particolarità, volevamo raccontarvi come nasce l'esigenza di inserire nella nostra gamma un nuovo modello o di sviluppare una nuova applicazione. L'esigenza nasce ovviamente sempre dal mercato, nasce da una richiesta che ci viene fatta dal mercato, che poi sono i nostri clienti. In questo caso un nostro cliente è un'azienda europea che preferisce rimanere anonima, è nel settore dell'industria elettrica, più di 100 dipendenti, un fatturato di 60 milioni di euro circa. Aveva un'esigenza specifica, doveva produrre cassette elettriche fino a una profondità di 250 mm. In maniera agile, in maniera efficiente, l'esigenza di produrre lotti medio piccoli fino al lotto singolo, quindi pezzo unitario, e fino a qui avremmo potuto già soddisfare i requisiti di questo nostro cliente, perché nella nostra gamma avevamo già macchine in grado di piegare fino a 254 mm di altezza, macchine però automatiche, quindi con il carico e lo scarico completamente automatici. Questo cliente aveva un'ulteriore esigenza ed era quella di migliorare l'efficienza di processo. Come? Ottimizzando le risorse, permettendo all'operatore macchina di occuparsi anche di operazioni secondarie oltre alla piegatura, quindi il preassemblaggio ad esempio. Inoltre aveva l'esigenza di impostare il lavoro in cella, oltretutto con uno spazio limitato, quindi poteva sì ridistribuire le attrezzature nell'officina, ma non poteva ampliare l'officina, quindi aveva bisogno di una macchina diciamo compatta. Ed ecco che qui è nata l'esigenza di progettare una nuova P2, che sono le nostre pannellatrici a carico e scarico manuale. Quindi abbiamo iniziato le nostre analisi grazie anche ai nostri software IoT, ad esempio Lynx, che è il nostro software per le soluzioni IoT. Abbiamo iniziato a guardare i dati e abbiamo visto che, analizzando gli oltre 170 settori industriali ai quali abbiamo fornito una pannellatrice, l'industria elettrica era nella lista tra i primi 5 posti. Vi faccio notare un dato interessante che sfata, diciamo, un mito, e cioè che le pannellatrici sono macchine non adatte al settore dei terzisti. Questo dato vi mostra che il 18%, che è il primo settore industriale a cui noi forniamo pannellatrici, sono proprio i terzisti. E se pensiamo che la base installata di pannellatrici è di circa 4.500 macchine, il settore dei terzisti ha già ricevuto circa 900 macchine, quindi assolutamente una macchina adatta anche per questo tipo di settore. Siamo andati ulteriormente nel dettaglio e abbiamo valutato anche a chi abbiamo fornito macchine compatte, quindi con carico e scarico manuale. E anche qui il settore dell'industria elettrica era tra i primi 5 posti. La conferma finale l'abbiamo avuta quando abbiamo valutato quali fossero i settori industriali a cui avevamo già fornito macchine con altezza di piega fino a 254 mm, che è appunto l'industria elettrica. Quindi, dal nostro lato, c'era via libera a procedere con la progettazione, lo sviluppo e la produzione di un nuovo modello. Ed è così che è nata la P2225, che abbiamo qui nel nostro stand e che vi invito anche a venire a vedere in funzione, che estende, diciamo, il campo di applicazione delle nostre pannellatrici. Non è solo altezza di piega, perché grazie alle sue caratteristiche, grazie all'ampio spazio all'interno del portalame, questa pannellatrice permette di creare profili molto più complessi. L'altezza delle lame stesse permette inversioni di piega molto più importanti, e quindi estende il campo di applicazione. Per non parlare della forma
dei segmenti del Premier, anche questa che permette di avere pieghe rientranti maggiorate. Ultima e non ultima, la possibilità di gestire fino a due utensili per pieghe speciali in ciclo in maniera automatica, uno fra tutti l'utensile cut dell'omonima opzione cut, che permette di tagliare profili con una pannellatrice. Quindi il lato nostro, via libera al progetto. Il cliente però aveva ancora qualche riserva, lo doveva valutare a livello economico se valeva la pena investire in questo modello, se avrebbe avuto un ritorno di investimento procedendo con questo nuovo investimento appunto. Quindi per diciamo fugare ogni dubbio, abbiamo analizzato il costo per produrre una specifica cassetta elettrica con la sua precedente tecnologia di piegatura, confrontandolo con la pannellatrice. Quindi abbiamo preso una cassetta elettrica nella sua gamma, di quelle dimensioni, 250 mm di altezza di piega, spessore 1,2, il peso, acciaio DC01, 14 pieghe, e abbiamo deciso di saturare un turno. Quindi abbiamo chiesto: qual è la tua massima capacità produttiva? Bene, 260 cassette elettriche. Abbiamo semplificato ulteriormente dicendo: produrremo, considereremo questa produzione senza cambi utensili. Cambi utensili sapete che è un altro fattore che ha un impatto negativo sulla produttività. Anche qui ci è venuto in aiuto, si sono venuti in aiuto i nostri software, in particolare Velius, che è il nostro software di costificazione, e i numeri parlano credo da soli. Si passa ad un tempo ciclo inferiore del 53% producendo con pannellatrice, quindi da 112 secondi a 52 secondi, per un costo pezzo di 2 euro inferiore, quindi un 35% in meno di costo. Come abbiamo fatto calcolare questi costi? I parametri finanziari, diciamo, li abbiamo calcolati considerando due macchine a listino nuove, un ammortamento di 5 anni con un tasso di interesse del 5%, che ormai forse non è più valido, ma nel maggio 2022 era ancora un tasso di interesse ragionevole, e i costi di materiali ed energia in quel periodo. Questo ha dato, ha convinto anche il cliente a procedere nell'investimento. Abbiamo fatto però un ulteriore passo avanti, dimostrandogli un'altra cosa che spesso non viene considerata. Spesso si pensa a una pannellatrice, una macchina che deve lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I calcoli precedenti hanno dimostrato il contrario. La pannellatrice permette di, diciamo, avere una capacità produttiva residua, perché la sua produttività è talmente alta che posso gestire eventualmente nuove produzioni o anche picchi nella produzione, picchi stagionali. Sapete bene che un picco stagionale cosa mi comporta? Mi comporta magari di dover aumentare un turno di lavoro. Non è così scontato, perché aumentare un turno di lavoro significa avere un operatore, un secondo operatore. Sappiamo bene che al giorno d'oggi avere un operatore è già difficile, trovarne un altro per un secondo turno può essere un problema. Quindi anche qui, grazie alla sua produttività, la pannellatrice ha una capacità residua produttiva di quasi 50%. Visto che parliamo di settore dell'industria elettrica e di nuove applicazioni per estendere il campo di applicazione, appunto, volevo mostrarvi in anteprima questa nuova applicazione che è la formatura degli spigoli. Nel settore dell'industria elettrica i coperchi molto spesso devono essere saldati, gli spigoli devono essere saldati e poi molati. Con questo procedimento posso evitare queste due operazioni. Andiamo a preparare il pannello, piegando il pannello, lasciando aperti i lati, i quattro angoli, scusate. Li lasciamo aperti per avere il materiale necessario per poter essere processato con una macchina di terze parti, una formatrice di spigoli. Quindi vado a chiudere lo spigolo, vado a eliminare il materiale in eccesso e il pannello è pronto per la successiva fase di lavorazione. Quindi elimino delle fasi e aumento l'efficienza del processo. Ovviamente non solo industria elettrica,
ad esempio la produzione di locker, presente i locker dove vengono consegnate le merci per il ritiro in un secondo momento, anche per questo settore può essere un'applicazione molto interessante. Infine, la P2-2225 è nativamente pronta per essere integrata con soluzioni robotizzate automatiche di carico e scarico, in particolare la P-Robot, una soluzione robotizzata che abbiamo presentato proprio qui a Lamiera l'anno scorso. Con questo ho finito, abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno ha delle domande, oppure vi aspetto al padiglione 15, stand di 14. Sì.